Il Gubbio pronto al duello di Poggibonsi per difendere il primato. Romano verso il forfè, pronto Bartoccini. Gualdo Casacastalda si dimette Mister Bacci, torna Manuelli. Domani si gioca, sciopero rientrato. Il Perugia ospita domani al Curi la Salernitana per avvicinare ulteriormente la zona playoff. Promozione Fontanelle Branca, c'è il derby con Cerqueto. Basket a 1 femminile, Umbertide nella tana di Sesto San Giovanni. Gentili telespettatori, a voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con l'informazione sportiva. Seduta mattutina in sede per il Gubbio, chiamato domenica alle 14.30 a fronteggiare il Poggibonsi al Lotti nella 28esima giornata del girone di Serie D. Oltre ai fuori quota Fumanti e Schiarori impegnati nel torneo di Viareggio, non ha preso parte alla seduta Romano ai box per un problema muscolare avvertito nella seduta di ieri. La sua situazione sarà monitorata nella rifinitura di domani, ma sembra difficile che possa andare in campo dal primo minuto in terra toscana. Maggi, comunque, è intenzionato a confermare il 4-3-3 come modulo iniziale e davanti al portiere Volpe la difesa sarà formata dall'ex Bartoccini a destra, Magni e Di Maio centrali, De Grassi a sinistra, centrocampo, spazio a croce, Boali e Proietti, quest'ultimo in vantaggio su Cuccia, mentre nel tridente offensivo Ferretti agirà a destra, Ferri Marini sulla corsia opposta e l'altro grande ex Zuppardo al centro dell'attacco. Nelle fila dei Leoni giallorossi invece il tecnico Fusci si affiderà al 4-3-1-2 con Coresi a Gubbio in C2 dal 2003 al 2006 sulla tre quarti a sostegno del tandem d'attacco Valenti-Foderaro. Poggibonsi Gubbio, sarà diretta da Daniele De Santis della sezione di Lecce. Previsto un vero e proprio esodo dei tifosi a Poggibonsi con circa 500 supporters rossobru pronti a colorare lo stadio toscano. Continua intanto la situazione di caos e incertezza in casa Gualdo Casacastalda. Si è dimesso di fatti oggi per motivi personali l'allenatore Francesco Bacci, che lascia con il bilancio di 3 partite ed altrettante sconfitte. La società ha comunicato di aver interpellato Omar Manuelli, che già aveva allenato il Gualdo Casacastalda nel primo spicchio di stagione, per guidare la squadra fino alla fine del campionato. Inoltre, in merito al comunicato stampa diramato in settimana dai giocatori che avevano annunciato uno sciopero da allenamenti e a partite ufficiali, questa mattina i vertici societari hanno fatto visita alla squadra presso lo stadio Luzzi, dando rassicurazioni in merito alla volontà di terminare la stagione. La concentrazione si sposta ora sull'importante sfida di domani contro la Collegiana, in programma alle 14.30 a Luzzi. Nelle altre gare di giornata in evidenza la sfida al vertice tra Montecatini e Gavorrano, partita che interessa da vicino anche il Gubbio, capolista pari merito con i Maremmani, mentre i Termali sono terzi a 5 punti di distanza. Per il Foligno invece c'è la trasferta allo Stadio dei Marmi al cospetto del Ghivizzano, con Mister Imbimbo pronto a confermare il 4-3-1-2 con Napolano ad ispirare Balistreri e Di Paola. Sfide interne per Sansepolcro e Voluntas Spoleto al cospetto di Montemurlo e San Giovannese, mentre si prospetta un'altra domenica di riposo per il Città di Castello, visto che la gara con la Massese è stata posticipata al prossimo 30 marzo. E ricordiamo che domenica torna Diretta Sport, in onda alle 14.30 su RGM sul canale 604 del Digitale Terrestre. Campo principale sarà il Lotti con Poggibonsi Gubbio, ma collegamenti anche dai campi di eccellenza e promozione. Sempre domenica sera alle 20.30 torna l'appuntamento su TRG con Talk Show Sportivo Fuori Gioco, interamente dedicato al derby con immagini, servizi, interviste e commenti in studio. Ospiti della puntata saranno l'allenatore del Sansepolcro Davide Mezzanotti e il responsabile tecnico dell'Atletico Gubbio Luca Pierotti. Ultimi preparativi anche per il Perugia, che ospiterà domani alle 15 al Curi la Salernitana per provare a centrare la quarta vittoria consecutiva e tornare in corsa per un posto nei play-off. Bisoli non potrà contare sugli infortunati Belmonte, Del Prete, Spinazzola, Drolet e Parigini, oltre che su Zebli, convocato dall'Under 20 della Costa d'Avorio. Il modulo sarà il 4-4-2 con Rosati in porta, difesa composta a destra da sinistra da Milos, Volta, Mancini e Rossi,
Con centrocampo formato da Pircic e Rizzo al centro, Molina a destra, Guberti a sinistra e Aguirre. Ardemagni duo d'attacco naturalmente, recuperato Bianchi che partirà dalla panchina così come Fabinho e Zapata. Ma sentiamo le parole di Pierpaolo Bisoli alla vigilia del match con i campani. Chi è venuto qui, anche la stessa Ternana, si è venuta qua, chiusa, chiudendoci tutti gli spazi, quindi dobbiamo abituarci. Dobbiamo essere, secondo me, bravi come abbiamo fatto con Latina, avvantaggiati che abbiamo fatto gol dopo un minuto e mezzo, e lì sarebbe l'ideale fare gol subito. Però se non troviamo il gol è lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto con Latina, cercare di pressarli alti per 25 minuti, rifiatare, perché se no succede poi come altre partite che il secondo tempo non hai benzina, e cercare di fare le giocate dove ultimamente le facciamo, cioè nello stretto. È chiaro che la partita di Cagliari non è proponibile a quella di domani, perché a Cagliari avevamo 40 metri dietro, avevamo preparato una partita proprio per tagliare dietro le spalle ai due centrali, e secondo me sono andati in grande difficoltà, perché non se l'aspettavano una partita così. Domani abbiamo provato qualcosa di diverso, spero che si avveri, perché li ho visti stamattina bene. Le alchimie, ho detto, non si riescono sempre a trovare, proprio per questo, e spero che domani questa alchimia nuova si possa trovare. Si gioca la 24esima giornata di eccellenza, trasferta a Cannara per la capolista Trestina, la diretta inseguitrice su Basio, ospita il Bastia ed il Villa Biagio, terza forza del campionato, cerca il blitz a Ponte San Giovanni. A Narni arriva il Petrignano, il Ventinella affronta il Toggiano, derby salvezza tra Todi e Massa Martana, San Sisto Angelana, posticipata delle ore 18. In campo domenica alle 15 anche il promozione, la capolista Fontanelle Branca è attesa al derby dell'Uzzi con il Cerqueto al fine di mantenere a distanza di Ponte Valle Ceppi lontano 3 punti ed impegnato in casa con il fanalino di coda Agello. Mister Lisarelli, pronto a confermare il 4-2-3-1 come modulo iniziale, non potrà contare sullo squalificato Martini ed in attacco assai probabile la conferma di Marco Gaggiotti con Passeri, Marchi e Cacciamani a sostegno sulla tre quarti. Passiamo ora al basket. In A1 femminile, Umberti, dopo la vittoria con Cagliari, che ha garantito in contempo salvezza e playoff, proverà ad inseguire la sesta piazza in graduatoria cercando di espugnare il parquet di Sesto San Giovanni, con palla 2 fissata per domenica alle 18. In C-Silver regionale maschile, la semifinale playoff saranno tra Valdiceppo, Todi e Foligno Perugia. In gara 2 dei quarti, difatti, Todi ha violato di 20 punti Rieti, mentre Gualdo è uscito sconfitto 79-76 proprio contro la compagine perugina e dunque eliminato dal post-season. Nei play-out invece domani sera è in campo per le decisive gare 3, duelli tra Umberti Despoletto e Assisi Orvieto. Siamo al volley, in Superlega continua ad allenarsi la Sir Safety Conad Perugia in vista di gara 3 dei quarti playoff contro Calcedonia Verona, in programma mercoledì 23 alle 20:30 al Paolo Olimpia, con i bianconeri avanti 2-0 nella serie e dunque con la possibilità di strappare il pass per la semifinale scudetto. In B2 maschile cerca riscatto dopo la sconfitta con Offagna la Gherardi, pronta ad affrontare il derby con Perugia. In B1 femminile crocevia focali in ottica playoff della TUM Perugia e San Giustino, le perugine ospitano la capolista San Giovanni Marignano, le Alto Tiberine proveranno a violare il campo del Castelfranco di sotto. Infine in B2 femminile trasferta Macchigiana per la New Font Mori Gubbio che sfida Castel Bellino. Bene, con questo è tutto per quello che riguarda anche l'informazione sportiva. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG Sport è per lunedì prossimo alla stessa ora. A voi una cordiale buona serata.